Bancarotta fraudolenta, sottrazione al pagamento delle imposte e autoriciclaggio. Queste le ipotesi di reato formulate dalla Procura di Pistoia in seguito a un'indagine della Guardia di Finanza, che oggi, su ordine del Tribunale, ha notificato i provvedimenti di misura cautelare a 5 persone, 3 sono state portate in carcere, 2 sono state messe agli arresti domiciliari. Si tratta di imprenditori e di un commercialista della Val di Nievole, ritenuto la mente del sistema. Il lavoro investigativo ha portato alla luce un sodalizio criminale a cui viene contestato di aver commesso diversi reati nell'ambito tributario e fallimentare, oltre ad aver riciclato gli introiti delle operazioni illecite, consistite nello svuotamento delle casse di varie società attraverso il conferimento di rami d'azienda. Tra le società finite nel mirino degli indagati risultano palestre, centri fitness e locali notturni attivi nelle province di Firenze, Lucca e Pistoia. Il sodalizio avrebbe sottratto 3 milioni e mezzo ai creditori e circa 600 mila euro all'erario. Sottrazioni che, dicono gli inquirenti, sono state orchestrate dal commercialista, che sapeva come aggiustare i conti e tenere lontani gli esattori.